Allora, oggi cominciamo un po' di esercizi sugli integrali. Però per fare esercizi sugli integrali ho bisogno di anticipare qualche concetto che poi andremo a sviluppare domani, in particolare con la dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale. Allora, immaginate, lo sviluppo in maniera un po' più pratica, più adatta alla lezione. Allora, abbiamo una funzione intervallo a t. Allora, primo concetto, cosa significa? Qua abbiamo una funzione f piccolo. Allora, t è un numero compreso tra i t. Allora, f piccolo è una funzione definita su a b a valori in r. Ok, allora f piccolo si dice integrabile secondo Riemann su AB se e solo se f sta, diciamo f, come lo vogliamo chiamare, f di uguale f piccolo se x appartiene ad AB e 0 se x non appartiene ad AB, appunto se f tilde appartiene a Riemann di R. Cioè, il primo concetto da mettere a fuoco è che integrare una funzione su un intervallo significa integrare su tutto R la funzione f messa a 0 fuori. Ok? Quindi integrare su un intervallo significa, è la stessa cosa che integrare su tutto R, ma mettendo la funzione a 0 fuori dell'intervallo. E quando andiamo a parlare di integrale tra A e B di f piccolo di x in dx, questo chi è? È l'integrale su tutto R, cioè tra meno infinito e più infinito, di f tilde di x in dx. Chiaro? Dire questo o dire questo è la stessa cosa. È un concetto molto semplice, dopodiché. Andiamo però a indicare, secondo concetto, funzione integrale. Chi è la funzione integrale di f piccolo? Allora, domani dimostreremo che in questo tipo di situazione, se una funzione è integrabile su tutti gli su un intervallo AB, è integrabile su tutti gli intervalli più piccoli di AB, cioè contenuti in AB. In particolare, io voglio prendere un intervallo che inizia sempre in A, ma che finisca in un punto T, che non sia necessariamente B. E che cosa faccio? Indico con f grande di T l'integrale da A fino a t di f piccolo di x in dx. Cioè, invece di integrare fino a b, voglio integrare da a fino a t. Quando t lo faccio variare, ottengo una nuova funzione. Allora uno potrebbe dire, ma tu la tua funzione è integrabile su tutto l'intervallo a b. Non fa niente. Se è integrabile su tutto l'intervallo a b, è integrabile su tutti i sottintervalli. Quindi io posso definire questa nuova funzione. Questa qua si chiama funzione integrale. Perché si chiama funzione integrale? Perché è l'integrale di f piccolo. Dove però, per essere una funzione, deve essere su un insieme variabile. Questo insieme è un intervallo che inizia sempre in A, ma finisce in un punto t variabile. A seconda di dove metto t, il valore di f grande di t sarà diverso,
e otterrò una, questa nuova funzione appunto che si chiama funzione integrale di f piccolo. Oh, il teorema fondamentale del calcolo integrale che vedremo domani cosa dice? Dice che teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema di Barro, teorema di Torricelli-Barro, a seconda dei testi viene chiamato in modo diverso, ma dice esattamente questa cosa qui. Dice se f piccolo è continua in un punto t con 0 di AB, allora f grande primo nel punto t con 0 esiste e vale f piccolo. Se la funzione integranda è continua in un punto t con 0, la funzione integrale nello stesso punto è derivabile alla derivata della quale la funzione integranda. Questo noi domani lo dimostriamo con tutti i sacri crismi. Adesso vi faccio solo vedere intuitivamente perché è vero. Cosa rappresenta? Allora, supponete, qui avete t con 0 e qui avete t con 0 più h. Chi è la derivata di f grande di t con 0? È, se esiste, il limite finito per h che tende a 0 di f grande di t con 0 più h meno f grande di t con 0 fratto h. Ok? La derivata è il limite del rapporto incrementale. Però cosa rappresenta f grande di t? Rappresenta l'area di questa zona che ho evidenziato con il gesso. Quindi quando vado a fare il rapporto incrementale, chi è il numeratore di questo limite? Il numeratore di questo limite è esattamente quest'area qui, l'area di questa zona qui. Perché? Qui per semplificare ho fatto sì che la funzione fosse positiva, così tutte le aree vengono valutate col segno positivo. Perché? Se io calcolo la funzione integrale fino a t con 0 più h, sto calcolando l'area compresa questa colonnina bianca qui. Quando la calcolo fino a t con 0, la funzione integrale, questa colonnina non c'è. Quindi il numeratore è rappresentato dall'area di questa colonnina. Ma questa colonnina non è proprio un rettangolo, ma quasi, cioè è compresa tra due rettangoli. Cioè la base quanto vale? Se ci fate caso, la lunghezza di questo intervallino è h. E quanto vale l'altezza? Qui stiamo a f di t con 0, che in questo caso è questa funzione, in questo intervallino sta crescendo, quindi il minimo è f di t con 0 e f piccolo, e il massimo è f piccolo di t con 0 più h. Ma se la funzione è continua, grosso modo questi valori, sia il minimo che il massimo, sono molto vicini a f piccolo di t con 0, quindi il numeratore è circa f piccolo di t con 0 per h. H che h si semplifica, quando si fa il limite per h che tende a 0 rimane f piccolo di t con 0. Chiaro? Ripeto, non mi interessa dimostrarlo in maniera precisa adesso, perché tanto lo devo fare, no, domani, giovedì lo dobbiamo fare. Però mi interessa che lo capiamo, perché adesso, cioè, è importante fissare i concetti in maniera precisa. Quindi integrare su un intervallo significa, è come integrare una funzione su R mettendola a 0. Poi
la funzione integrale è quella che viene integrando la funzione integranda. Cosa dice il teorema fondamentale del calcolo integrale? Dice che se la funzione integranda è continua, la derivata della funzione integrale è la funzione integranda. Quindi dice che la funzione integrale è derivabile e la sua derivata di f grande è proprio f piccolo. Se la derivata di f grande è uguale a f piccolo, f grande si dice una primitiva di f piccolo. Quindi siamo il teorema fondamentale del calcolo integrale afferma in buona sostanza che la funzione integrale è una primitiva. Cercate di capirlo, perché poi qua è facilissimo sbagliare, perché quando poi lo vado a chiedere dice: ah sì, il teorema fondamentale dimostra che la primitiva, che la derivata della primitiva è f piccolo. No, perché la derivata della primitiva faccia f piccolo è una definizione. Chi è una primitiva? Una funzione tale che la sua derivata fa f piccolo. Dice che la derivata della funzione integrale fa f piccolo, cioè che la funzione integrale è una primitiva. È chiaro? La differenza. La funzione integrale è questa. Una primitiva fa questo. Il teorema fondamentale è il calcolo integrale, dice che se f piccolo è continua, la funzione integrale è una primitiva. Spero che sia chiaro. Dopodiché c'è un'altra osservazione. L'altra osservazione è che se f grande primo è uguale a f piccolo, g grande primo è uguale a f piccolo, questo vuol dire che f meno g primo deve fare 0. Questo che vuol dire? Siccome siamo su un intervallo, su un insieme connesso, questo vuol dire che f meno g è una costante. Su un intervallo solo le derivate delle costanti fanno 0. Questo viene, è facile farlo con il teorema di Lagrange. Voi prendete una funzione che ha derivata nulla, prendete in un punto, prendete il valore dell'altro punto, questo deve essere uguale alla derivata di un punto intermedio per la lunghezza dell'intervallo. La derivata di un punto intermedio è 0. E quindi, se stiamo su un insieme connesso, su un intervallo, e abbiamo una funzione che ha derivata nulla, questa funzione deve essere questa. Cosa dice questa osservazione? Dice che se io trovo una primitiva, trovo due primitive di una funzione, queste devono differire per una costante. Allora, se io devo fare l'integrale di f piccolo di x, stavolta non tra a e t, ma lo devo fare tra, su tutto l'intervallo a, b, beh, questo a quanto è uguale? Per definizione è uguale a f di b, è uguale a f di b integrale a e b, ma posso anche scrivere f di b meno f di a, perché se prendo la funzione integrale f di a, cioè l'integrale da a da fino ad a sarà 0, perché l'integrale di ristretto a un punto fa 0. Se fate da a fino ad a non mi viene l'area di questo segmento 0. Ma posso anche scrivere g di b meno g di a. Per quale motivo? F e g differiscono per una costante, cioè g di x, un'altra primitiva, è uguale a f grande di x più costante. Allora, quando lo vado a calcolare in b, qua c'è f grande di b più costante. Quando lo vado a calcolare in a, c'è meno f grande di a più costante, c meno c se ne va e mi rimane lo stesso risultato. Cioè, questa osservazione a che cosa punta? Punta a dire: guarda,
che se io trovo una primitiva e di f piccolo, qualunque sia la primitiva che io trovo, e vado a fare g di p meno g di a, questo mi dà l'integrale di f piccolo tra i. Per la funzione integrale questo è ovvio, perché per definizione la funzione integrale era l'integrale di f. Quindi quando andate a scrivere viene integrale tra i. E se è un'altra primitiva, il risultato è uguale, perché le altre primitive differiscono dalla funzione integrale per una costante additiva. Quando vado a calcolare la differenza dei valori della primitiva in B e in A, la costante si toglie e mi rimane esattamente f di B meno f di A, che è il valore dell'integrale della f di A. Quindi questo procedimento ci permette di dire che se io voglio calcolare l'integrale di una funzione tra A e B, basta trovare una primitiva e valutare la primitiva negli estremi e fare la differenza. Esempio. Vi ricordate? Questo l'abbiamo fatto ieri. Ieri l'abbiamo fatto come integrale su tutto R, però chi era la funzione? Tra 0 e 1 era x e fuori era 0. Quindi fare integrale della funzione che fuori di 0, 1 è 0, tra 0 e 1 vale x, è esattamente come fare integrale di x tra 0 e 1. Quindi, prima osservazione. Questo ieri abbiamo dimostrato che faceva un mezzo. Come l'abbiamo dimostrato? Proprio facendo le approssimazioni dall'alto e dal basso. Però c'è un modo più rapido di calcolare che questo integrale faccia un mezzo? Certo, perché chi è una primitiva di x? Dovete trovare una funzione che derivata mi dia x. Qual è questa funzione? X quadro mezzi. Allora, se io derivo x quadro, la derivata mi fa 2x. Allora, se derivo x quadro mezzi, la derivata fa x. Quindi, se io prendo x quadro mezzi, questo simbolo sta a indicare che devo valutare questa funzione in 1, poi la devo valutare in 0, poi devo fare la differenza. Questo qua fa 1 mezzo meno 0 fa. Ok? Uno potrebbe dire, vabbè, ma un'altra primitiva era x quadro mezzi più 1. Vabbè, ma pure se valutate x quadro mezzi più 1, in 1 invece di fare 1 mezzo farà 3 mezzi, in 0 invece di 0 farà 1, fate la differenza, sempre 1 mezzo. Andiamo a vedere l'altro esempio che abbiamo fatto ieri. Noi abbiamo fatto l'integrale tra 0 e 1 di x quadro in dx. Quanto faceva? Abbiamo dimostrato con le sommatorie, eccetera, con i limiti, che faceva un terzo. Ma questo qua, chi è una funzione la quale derivata mi dia x quadro? Sicuramente una primitiva è x cubo terzo. Che la derivata di x cubo terzi fa 3x quadro fratto 3 fa x quadro. Allora, quando vado a valutare questa espressione in 1 mi viene un terzo, quando la vado a valutare in 0 mi viene 0, la differenza è un terzo. E vedete che funziona. Allora, questo procedimento viene generalizzato, cioè si parla del cosiddetto integrale indefinito. Che cos'è l'integrale indefinito? Cioè la ricerca delle primitive di f piccolo. Allora, come si fa? Si prende una funzione, in genere una funzione continua, e si va a scrivere integrale di f piccolo di x in dx e si cerca una funzione f grande di x più costante che sia una primitiva di f, diciamo
di f piccolo. Si cerca una funzione f grande che sia una primitiva e poi ci si aggiunge una costante, perché si sa che tutte le primitive, se stiamo su, ripeto, su un insieme connesso, differiscono a meno di una costante. Ok? Allora, beh, questa procedura di per sé non mi risolve nessun integrale fino a che non ci metto gli estremi. Però è chiaro che è una procedura propedeutica e utile per risolvere gli integrali, perché è esattamente quello che ho fatto prima. Cioè, io devo fare l'integrale tra 0 e 1 di x, cosa faccio? Prima faccio l'integrale indefinito di x. Chi è un integrale indefinito di x? Per esempio x quadro mezzo. Allora prendo una di quelle primitive, x quadro mezzo per esempio, e lo valuto tra 1 e 0. Devo fare l'integrale tra 0 e 1, lo valuto tra 1 e 0, faccio la differenza e viene 1. Ok? Fate però attenzione a non confondere i concetti. Vi faccio un banale esempio. Questo era l'esempio 1, questo è l'esempio 2. Andiamo a fare l'esempio 3. Se io devo andare a calcolare adesso l'integrale tra 0 e 1 di e alla meno x quadro in dx, adesso questo integrale, se ve lo do, voi non siete in grado di farlo. Perché? L'integrale c'è ed è un numero ben preciso, poi vi scrivo anche che numero è. Ok? E vi scrivo anche che numero è. Però questo numero con questa procedura non siamo in grado di calcolarlo. Perché? Perché esiste un teorema che afferma che questa funzione, le primitive di questa funzione non si possono esprimere per mezzo di funzioni elementari. Cioè la primitiva ci sta. Chi è una primitiva di questa? La funzione integrale di questa. Questa è una funzione continua e alla meno x quadro è continua. Soltanto che nessuno la sa scrivere per mezzo di funzione elementare. Non perché non, la gente non la sappia scrivere, perché non è possibile. Si può dimostrare che non è possibile. Chiaro? Allora, questa procedura fallisce. Questo non vuol dire che l'integrale non ci sia. L'integrale c'è. Perché sempre giovedì vedremo, questa è una funzione continua integrata da 0 e 1, l'integrale esiste, le funzioni continue sono integrabili secondo me. Allora il problema, uno dice, come me lo trovo questo integrale? Allora, un modo quale può essere? Scriviamo scriviamo la formula di Maclaurin dell'esponenziale. Allora, questa qui io la posso scrivere come somma per h che va da 0 fino ad n di t alla h su h fattoriale
più il resto. Il resto ennesimo. Ma il resto ennesimo chi è? La derivata di questa funzione, cioè e elevato a xi moltiplicato per t alla n su n fattore, dove xi è minore di ok? Allora, proviamo adesso a sostituire meno x quadro. Meno x quadro. Qua viene meno 1 alla h per x quadro alla h. X alla 2h. E qua viene meno x quadro elevato alla n. Dove? Il valore assoluto di t è minore di x quadro, x quadro, x varia tra 0 e 1, x quadro varia tra 0 e 1, quindi questo qua è minore di 1. Ok? Allora, proviamo a fare questo integrale. Capisco che questo sia un esercizio non banale, però non è così difficile come si. Allora, io cosa ho? Ho una funzione che è scritta come somma di altre funzioni. L'integrale com'era? Sulle funzioni a scalino era lineare. Quando lo faremo sulle domani, cioè sempre giovedì, vedremo che è lineare pure sulle funzioni integrabili secondo me. Quindi, quando io vado a integrare tra 0 e 1, l'integrale tra 0 e 1 di e alla meno x quadro in dx mi verrà uguale all'integrale, la somma la posso portare fuori, somma per h che va da 0 a n di meno 1 alla h, x alla 2h fratto h fattoriale più integrato tra 0 e 1, scusate, in dx più integrale tra 0 e 1 di e alla xi, attenzione questo xi dipende da x, cioè meno x quadro alla n fratto n fattoriale in dx. Questo resto, questo qui, lo chiamo sigma n. Allora, cosa mi interessa a me di questo resto sigma n? Allora, sigma n è più piccolo, in valore assoluto è più piccolo dell'integrale tra 0 e 1. L'integrale monotono, se io maggioro la funzione integranda, il valore assoluto della funzione integranda, innanzitutto il valore assoluto dell'integrale a meno quadro dell'integrale del valore assoluto, sempre questo lo vedremo giù per me. Allora, questo è più piccolo di, se vi ricordate, questo numero qui modulo è a meno di 1, che vuol dire che quell'esponenziale è minore di e, x quadro era minore di 1 e quindi ci metto 1 e qua sotto ci metto n fattoriale, quindi questa è una costante, non dipende da x, lo porto fuori, quindi il tutto è meno uguale di e su n fattoriale. Quindi questo resto è piccolo. Cosa succede quando n tende a più infinito?
che questo resto tende a 0. Ma questa uguaglianza qui vale per ogni n. Quest'altra somma qui quanto vale? Questa qua non è altro che la somma per h che va da 0 ad n, a meno 1 alla h la posso portare fuori, l'integrale, lo faccio solo questo, lo faccio a parte, l'integrale tra 0 ed 1 di x alla 2h in dx, quanto fa? Chi è una primitiva di x alla 2h? È x alla 2h più 1 fratto 2h più 1. Perché io quando derivo, vedete, 2h più 1 scende, si semplifica, poi la potenza la dovete scendere 1 di grado. Questo lo devo valutare tra 1 e 0, cioè fa 1 su 2h. Ad esempio, se qua c'era h uguale a 1, l'integrale di x quadro farà un terzo, l'integrale di x alla quarta farà un quinto, l'integrale di x alla sesta farà quindi h fattoriale c'era perché questo non dipendeva da x, lo potevo portare fuori. Poi devo fare, una volta che ho portato fuori meno 1 alla h fattoriale sotto, mi rimane l'integrale di x alla 2h, ma l'integrale di x alla 2h fa 1 fratto 2h più 1, e ottengo questo risultato. Lo riscrivo, l'integrale tra 0 e 1 di e alla meno x quadro in dx è uguale alla somma per h che va da 0 a n di meno 1 alla h fratto h fattoriale, perché moltiplica 2h più 1, più sigma n. Adesso, e questa uguaglianza vale, ripeto, per ogni n. Adesso faccio tendere n a infinito. Che cosa succede? Questa che cos'è? Quando n tende a infinito, quando, per un certo n che cos'è? È la somma parziale di una serie. Com'è fatta questa serie? Lasciate perdere il denominatore che comunque è crescente, quindi a con n, a con h è decrescente, però oltre ad essere decrescente ed essere, questa qua è sommabile anche se ci togliete il segno, perché 1 su h fattoriale è più piccolo di 1 su h fattoriale, è una serie sommabile. Tuttavia, oltretutto questa è pure a termini di segno alterno, quindi è una serie convergente. Allora, questa che cos'è per h uguale a n? È una sua somma parziale. Che cosa succede quando n tende a infinito? Che la somma parziale a chi tende? A chi tende? La somma parziale di una serie. Quando n tende a infinito? Alla somma di tutta la serie. Quindi, quando n tende a infinito, questo qua mi tende alla somma per h che va da 0 a più infinito di meno 1 alla h fratto h fattoriale per 2h più, cioè lo riscrivo qua, quest'altro abbiamo già dimostrato che tende a 0, quindi questo sparisce, lo riscrivo qua, l'integrale tra 0 e 1 di e alla meno x quadro in dx è uguale alla somma per n che va da 0 più infinito di meno 1 alla n fratto n fattoriale per 2n più 1. Ora, quanto fa? Chi sono? Perché qua uno dice perché ho usato n e non ho usato più h? È perché ormai una volta che qua non potevo usare la n perché la n stava già qua, era già stata impegnata. Allora, una volta che la n è stata liberata perché è stata mandata più infinito, quella è una variabile muta, la richiamo a n. Mi sapreste scrivere i primi tre termini di questa serie? Chi sono i primi tre termini di questa serie? Allora, cominciamo, se n è uguale a 0, quanto viene qua? Meno 1 alla 0 fa?
n fattoriale, 0 fattoriale fa? 2 per 0 più 1 fa? E quindi viene? 1. Poi il secondo termine. Meno 1 alla 1 fa? Meno 1. 1 fattoriale fa 1. 2n più 1 fa? 3. Quindi 1 meno un terzo. Il successivo quanto fa? Meno 1 al quadrato fa 2. 2 fattoriale fa 2. 2n più 1 fa 5. Quanto viene qua? Più un decimo, perché viene, sotto viene 2 per 5. Scriviamo soltanto altri due termini e poi mettiamo con 2. Poi meno, perché sono segni alterni, ma l'abbiamo capito. 3 fattoriale fa 3, 6, fa 6, 2n più 1 fa 7, 6 per 7 fa 40, quindi qua viene meno un 42esimo. Poi quello successivo quanto fa? Qua viene 4 fattoriale che fa 24, 2 per 4 più 1 fa 9, 9 per 24 fa 216. Vabbè, il prossimo sarà con me. Allora, lo vedete che questa è una serie di Leibniz? I termini sono alterni, decrescenti in modulo e infini, infinitesimi. Se io devo calcolare questo integrale qua, mi sapreste scrivere tra quanto è compreso guardando soltanto i primi tre termini? 1 meno meno un terzo fa 0,66, fa 2 terzi, e 2 terzi più un decimo. Quindi questo è compreso sicuramente tra 0,66 e 0,76, perché 2 terzi è compreso tra 0,66 e 0,67, più un decimo 0,76. Oh, se volete un'approssimazione migliore, con la calcolatrice andate a togliere questo e andate ad aggiungere questo. Allora, se vogliamo arrivare a 9 cifre decimali, quanti altri termini dobbiamo aggiungere? Non tantissimi, perché qua ci sta n fattoriale, quindi questo ci sta. Diciamo, quegli addendi calano molto velocemente. Ok? Allora, perché ho fatto tutto questo esercizio, oltretutto così complicato, come uno dei primi esercizi sugli integrali? Perché vi deve rimanere fissato in testa il concetto che questo integrale esiste, la funzione integranda è continua, quindi la funzione è integrabile, quindi l'integrale ci sta, solo che nessuno può scriverlo per mezzo di funzioni elementari, cioè le funzioni che abbiamo già introdotto. Se volete, lo potete scrivere come somma di una serie. Si può fare, l'ho appena fatto e l'ho dimostrato pure. Se volete, questa serie si calcola in maniera approssimata molto velocemente. Mi calcolo 7 termini, 8 termini della serie e avrà un'approssimazione almeno con 3-4 decimali. Quindi l'integrale ci sta, che ne so, farà 0,73, che ne so, 74 punto, eccetera eccetera. Semplicemente non lo sappiamo fare meglio di così. È chiaro il concetto? Non è che se io non trovo la primitiva l'integrale non ci sta. La funzione è continua, la funzione integrante. Se è continua vuol dire che la primitiva ce l'ha, perché la funzione, la sua funzione integrale è una primitiva. Semplicemente nessuno sa scrivere quella primitiva per mezzo di funzioni elementari. Quindi l'esercizio con l'integrale di e alla meno x quadro non lo davano mai, neanche al liceo. Perché tanto dice, non si sa fare con quella procedura che abbiamo visto prima.
però non è l'unica procedura. Gli integrali si possono fare tramite l'integrale indefinito, si possono fare per serie, si possono fare approssimando da sopra e da sotto, no? Ogni volta l'integrale è un funzionale monotono. Se io ho f compresa tra f1 da sopra, tra f1 da sotto e f2 da sopra, f1 e f2, e so calcolarmi l'integrale, allora sicuramente, facciamo un esempio, facciamo un esempio. Se x è compreso tra 0 e 1, chi è più grande, è alla meno x quadro o è alla meno x? State attenti. Chi è più grande, è alla meno x quadro o è alla meno x? X quadro è più piccolo di x. Meno x quadro è più grande di meno x, l'esponenziale è una funzione monotona, quindi questo è così. Per esempio, prendete un mezzo, qua viene a alla meno un quarto, qua viene a alla meno un mezzo, e a alla meno un quarto è più grande di a alla meno un mezzo. Quindi se vado a fare l'integrale tra 0 e 1 di a alla meno x quadro in dx, questo è più grande dell'integrale tra 0 e 1 di a alla meno x in dx. Ma questo lo posso fare col procedimento di prima, cioè quello dell'integrale indefinito? Sì, perché? Mi sapete trovare una primitiva di a alla meno x? Chi è? Meno e alla meno x. Perché se io derivo e alla meno x, la derivata non fa e alla meno x, fa meno e alla meno x. Questo però lo devo valutare tra 1 e 0. Quindi quanto, qua quanto mi viene? Mi viene 1 meno 1 su e. Quando ci metto x uguale a 1 viene 1 su e col meno davanti, quindi meno 1 su e. Quando ci metto x uguale a 0 viene e alla 0 che fa 1, con 2 meno, 1 perché è valutato in estremo basso, l'altro che c'è sta davanti, meno per meno fa più, quindi viene 1. È chiaro? Ok. Quindi questo è, allora, 1 meno 1 su e, 1 su e è circa 0,36, quindi questo è 0,34. Questa maggiorazione qui è migliore di quella. Anzi, questa minorazione qui questo numero è più grande di questo. Però anche questa maggiorazione è vera. Perché? Perché questa funzione è più piccola di questa. Quindi gli integrali si fanno in tanti modi. Se volete il risultato esatto, vi dovete trovare la primitiva, una primitiva. Ma se volete un risultato approssimato, non serve trovare una primitiva e poi approssimarla. Tante volte si può fare integrare per serie, tante volte si possono fare delle maggiorazioni opportune, si può anche ricorrere alla definizione. Io posso trovare una funzione a scalino più piccola di f e una funzione a scalino più grande di f, tale che l'integrale della differenza sia 10 alla meno 8. A quel punto conosco l'integrale di f a meno dell'ottava cifra decimale, fino all'ottava cifra decimale. Ma è possibile fare questo a mano? No, magari. Però ora ci stanno pure i calcolatori. Quindi non è detto. Cioè, se voi date questa funzione qua in basso a un calcolatore, questo, e gli chiedete se il calcolatore ha un programma di matematica che capisce anche la matematica simbolica, per esempio, se chiedete a matematica, a Maple, di calcolare questo integrale, quello lo lascia così com'è, oppure vi risponde con qualche simbolo strano usando la funzione degli errori, con delle funzioni che non abbiamo introdotto, introduce praticamente la primitiva di una funzione parente a questa.
Se invece chiedete di calcolare l'integrale approssimato alla ottava cifra decimale, o alla decima cifra decimale, o alla dodicesima cifra decimale, poi non ha problemi, ci mette una frazione di secondo e vi spara tutte le cifre decimali che volete, perché lui, diciamo, come calcolatore se la può approssimare molto più velocemente e molto meglio di quello che facciamo noi a mano. Ma per poterlo fare, a quali metodi ricorre? Esattamente gli stessi metodi che vi ho esplicitato adesso. O lo fa per serie, o lo fa approssimando, in qualche modo lo fa. È chiaro il concetto? L'integrale rappresenta sempre quell'area che sta sotto al grafico della funzione, in senso algebrico. Come la calcolate? Con la definizione, con l'estremo superiore delle aree, diciamo, delle funzioni a scalare da sotto, diciamo, dell'integrale funzione a scalare da sotto, o l'estremo inferiore dell'integrale funzione a scalare da sotto. Se sono così fortunato da avere una primitiva, allora prendo la primitiva, la calcolo in B, la calcolo in A, faccio la differenza. Ma se no, ci sono tanti altri metodi per calcolare l'integrale. E non è detto che se io la primitiva non la... Non solo, prima di fare la pausa, un altro concetto molto semplice. Voi siete abituati agli esercizi dei libri che sono molto fuorvianti. Faccio questo semplice esempio. Io devo fare l'integrale tra 0 e 1 di logaritmo di 1 più x quadro più 4x più 6x alla quarta più arco tangente di x tra 3 più logaritmo di 1 più 2 x cubo più e alla tangente di x più arco tangente più tangente iperbolica di x. Allora, se volessi calcolare questo integrale, e pretendessi di calcolarmi una primitiva di questa funzione, sarei da richiudere. Questa qua, la primitiva di questa, diciamo, non si trova per mezzo di funzione. Perché qua dentro compaiono, mettiamoci pure più x. Compare la x, compare e alla tangente di x, compare il logaritmo. Troppe funzioni diverse insieme. Non ci sono sostituzioni conosciute che rendano questo integrale fattibile. Però mi sapete dire a occhio e croce se questo integrale fa, diciamo, è un numero positivo, un numero negativo, se è minore di 10, fa 1, fa 50, fa 50. Se ci sta, magari non esiste. Allora, ragioniamo. Tra 0 e 1 questo numero è maggiore di 1, quindi il logaritmo è positivo. Arco tangente è positivo, questo è positivo e il numeratore è positivo. Sotto, questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo e questo pure è positivo. Quindi il rapporto di due numeri positivi è positivo. Il denominatore può essere 0? No, perché questo è 3. Quindi è una funzione che si può fare. Quindi l'integrale viene, è una funzione continua perché somma il rapporto di funzioni continue. Quindi l'integrale, dimostreremo che si può fare, sicuramente questo integrale esiste ed è così. Già è qualcosa. Poi se voglio andare a vedere, sopra la mia funzione è, tutte e tre queste funzioni sono funzioni crescenti, quindi se le maggioro col valore in 1, qua quando mi viene, se ci metto 1, qua mi viene 1 più 1 più 6 che fa 8, logaritmo di 8 fa meno di 2. No? Perché è al quadrato. Poi avrò arco tangente di x, arco tangente di 1 fa y quarti, che è meno di 1, qua ho più 1, quindi 2 più 1 più 2, il numeratore è minore di 5. Per quanto riguarda il denominatore, il
denominatore sicuramente questo è 3. Questo parte da, quando tangente x uguale a 0 parte da e alla 0 che fa 1, questo è maggiore o uguale di 0 e questo pure è maggiore o uguale di 0, quindi il denominatore è maggiore o uguale di 4, il numeratore è minore o uguale di 5, questo integrale è minore di 5 su 4, la funzione è minore di 5 su 4. In realtà molto probabilmente questo integrale è minore di 1. Se andate a fare il grafico di questa funzione lo vedete a occhio, questa funzione sarà minore di 1, l'intervallo è lungo 1 e quindi l'integrale sarà minore. Ok, detto questo, già avendo guardato a occhio questa funzione, noi sappiamo che il nostro ovviamente se minorate il denominatore, se maggiorate il denominatore e minorate il numeratore, avete un, diciamo, potete andare a vedere che diciamo ottenere una minorazione dell'integrale. Però già così, avendo fatto questa valutazione a occhio, noi sappiamo che questa integrale c'è, la funzione integrante è continua, quindi l'integrale ci sta, l'integrale è compreso tra 0 e 5. Se mi interessa sapere l'integrale con 6 cifre decimali, mi metto con un computer che mi fa delle approssimazioni migliori della funzione e mi risponde l'integrale di questa funzione con 6 cifre decimali. L'integrale di questa funzione non rappresenta nessun problema esistenziale. Lo fai fare a un computer se ti serve approssimato. Se ti dovesse servire esatto ed espresso come mezzo di funzione elementare, rappresenta tutti i problemi esistenziali di questo mondo, perché questo integrale non si esprime per mezzo di funzione elementare. Esatto. Approssimato con quante cifre vi pare, ve lo fa qualunque computer. È chiaro? Quindi questo è il concetto. La definizione che abbiamo dato ieri con tanta difficoltà, insomma, difficoltà no, però diciamo era lunga, no? Ci ha richiesto, il concetto di sviluppare la definizione di integrale secondo Riemann, ci ha richiesto più sforzo che sviluppare il concetto di derivata oppure di limite. Però è importante da capire, perché per esempio se mi devo calcolare questo integrale, probabilmente lo dovrò fare in maniera, per fare in maniera approssimata devo usare la definizione. Certe volte esiste la scorciatoia che mi permette di scrivere una primitiva della funzione integrale, certe volte no, questo fatto deve essere scolpito benissimo nel cervello. Non, il fatto che esista quella scorciatoia o non esista quella scorciatoia non significa che l'integrale non ci sia. Questa non c'è la scorciatoia, ma l'integrale ci sta lo stesso. È chiaro? Ok, adesso possiamo fare cosa.